Ladies and gentlemen, old young people, this is showtime! Che figura di merda. Ah, iscrivetevi al canale, se non vi piace il canale, andate al canale. E fate come vi pare. Lazio no, Sampdoria 3 Lazio 0 ragazzi, vi stavo dicendo preparatevi per martedì brutti tutti ragazzi, a partita lo dito, a chiudere a Simone Inzaghi, oggi brutti tutti, non so se avete capito chi sono stati brutti, tutti, per Dio, vabbè, che vi dico ragazzi, il primo tempo, cioè non è, Lazio non pervenuta, primo tempo abbiamo deciso di mettere dentro due esterni che non hanno mai fatto. Secondo tempo abbiamo messo gli esterni di ruolo che sembrava che non avevano mai fatto gli esterni. Che problemi. Problemi perché difese fatto ridere, cioè, ma veramente. Qualsiasi cosa preso hai fatto ride. E il primo Quagliarella da solo, e il secondo nemmeno la scuola calcio ai bambini, e il terzo Patrick si gira dentro all'aria. Azioni d'attacco zero, brutti tutti ragazzi, trovatevi uno buono, cioè brutti tutti, cioè è inutile che se diamo per culo, è inutile che, sfottò Educato, se no ve blocco e ve elimino, così manca soddisfazione di farvi leggere quanto siete ignoranti, cioè ma è normale, ma pensate come sta Haaland, pensate a Haaland ragazzi, sono forti il Lazio di fe, abbiamo preso più gol quest'anno che tutto l'altro anno ragazzi, è una situazione ragazzi brutta per chi è laziale da tanto tempo come è per me, sembra già un inizio di quelle annate classiche, no? Dove sono tutti scontenti, dove va male la prima in Europa e ancora tutti che si attaccano ancora di più, compri giocatori che potrebbero essere buoni sul mercato per un modo o un altro perché non c'è un senso logico, li devi mettere dentro e li bruci, guarda Odet oggi scandaloso come se fosse... come si è tornato più pippa di quello che quando se n'è andato. Fares spero che stia male fisicamente. Murichi mo so comprato al fantacalcio, ho sperato ragazzi, adesso c'è poco da fare, cioè adesso ragazzi c'è poco da fare, molti che sono gli anti-lotitiani staranno godendo, non capendo che la vostra squadra ha perso. Molti lotitiani non hanno capito che il presidente ha fatto la merda e non si rendono conto che in difesa fa ride. Unica cosa positiva della giornata che quell'infame maledetto che non è altro di Keita, quell'infame maledetto di Keita
E se voi ci avete qualche... Io lo so, io lo posso dire così. Perché io lo posso dire che è un infame maledetto. Io lo posso dire che è un infame maledetto. Perché io ho i motivi. Quindi non provate nemmeno a giudicare, ma io lo conosco, ha fatto l'infame con me, quindi mi posso permettere. L'infame maledetto ha sbagliato il gol, l'unica cosa positiva della giornata, l'unica cosa positiva della giornata, che l'infame non ci ha segnato. Per il resto non c'è niente di positivo, non c'è nulla di positivo. Adesso vi stavo dicendo, chi godrà, gode, perché non aspettava altro. Chi è talmente con gli occhi parati non vedrà che la situazione è de merda. Adesso nei laziali c'è rimasto poco da fare. Io parlo con quelli vecchi. It's finished, sorry, I'll be done in a second. No, I'll do it for you. Just one. You can take the phone and for sure the phone is fine. No, it's fine. Scusate ragazzi. Vi stavo dicendo. Adesso ci sono rimaste due cose da fare. Ah no, niente, scusate, mi hanno interrotto, io non riregistro perché tanto a me non me so, non mi pagano, non me ne frega un cazzo, io vi dico quello come sento. Adesso, ok ragazzi, cioè non vi sto a dire cazzate, ok, stanno a sparecchi. A noi vecchia guardia cioè, ci sono rimaste due cose da fare. O vi accodate e continuate a sputare merda alla nuova generazione che non hanno mai sofferto come non hanno mai sofferto, oppure razziali, rimanete a fare razziali, quelli veri, quelli nostri, quelli che siete abituati a soffrire, quelli che avete fatti meno 9, quelli che dovete, sapete che questa è una stagione brutta. Se non succede qualcosa e se riaddrizza, voi razziali che l'avete passato sapete che stagione è questa, quindi fate i razziali oppure mettetevi dal lato di quelli che gli piace infierire adesso, eh? Fate come vi pare. Forza Lazio, perché noi volamo, l'arte strisciano pure se stiamo a volare molto bassi. Dai, laziali.